infatti è visibile il movimento del mare dovuto all'azione del vento che ne muove la superficie creando onde. Ci sono però altre correnti marine invisibili alla nostra vista, perché in profondità. Le correnti marine possono essere rappresentate come un lungo nastro trasportatore che mette in contatto le correnti superficiali con quelle profonde. Esso è chiamato nastro trasportatore oceanico. Attraversa tutti i mari e gli oceani del mondo, creando una grande circolazione di acqua, nutrienti e ossigeno. Il moto di queste correnti è controllato principalmente dalla temperatura e dalla salinità dell'acqua. Infatti, questo processo è anche detto circolazione termoalina, da termo, che sta per temperatura, e Alina, che invece sta per salinità. La differenza di salinità e temperatura è il motore del nastro trasportatore, perché controlla la densità dell'acqua. L'acqua calda è più leggera di quella fredda, l'acqua salata è più pesante di quella dolce. Per questo è più facile galleggiare in mare piuttosto che in un lago. Gli oceani sono composti da correnti d'acqua calda, meno salata e meno densa, in superficie, e d'acqua fredda, più salata e più densa, in profondità. La variazione di densità permette il mescolamento verticale, che è fondamentale per il mantenimento dell'ecosistema marino. Esso permette lo scambio tra acque profonde e acque superficiali, con la risalita di nutrienti che si formano nelle acque profonde e la discesa dell'ossigeno che si forma in superficie. Vediamo che cosa succede quando le correnti calde dell'equatore raggiungono i poli e incontrano le correnti fredde. Prendiamo un po' di acqua fredda e la mettiamo dentro un contenitore. Ad esempio, noi abbiamo preso questo qui trasparente, ma va bene anche se non è trasparente. Disponiamo dei cubetti di ghiaccio e cerchiamo di tenerli belli fermi in un angolo. In questo modo, tenendoli appunto fermi, simuliamo ad esempio il polo sud. Una volta che sono posizionati, prendiamo ad esempio un colorante alimentare blu e buttiamo qualche goccia sopra il ghiaccio. Se non è sufficiente, ne aggiungiamo ancora e iniziamo a vedere il movimento delle correnti fredde che è reso visibile da, appunto, dal colorante blu. Adesso prendiamo ad esempio un po' di acqua tiepida e la coloriamo con del colorante alimentare rosso. La versiamo nell'angolo opposto e vediamo che si creano questi bellissimi vortici. Inoltre possiamo vedere che l'acqua fredda si dispone verso il fondo, mentre quella calda in superficie. Proviamo a disporre anche dei sassi così da avere la terra e le isole. E vediamo come cambiano le correnti. Aggiungiamo ancora un po' di acqua tiepida rossa. E così osserviamo che cosa succede. Possiamo anche provare a cambiare la disposizione piano piano dei sassi, ecco, in questo modo, e vediamo che si formano appunto le correnti e altri vortici. Le correnti oceaniche sono molto importanti perché regolano e controllano il ciclo della vita, le stagioni e il clima. Questo legame è reciproco. Ad esempio, quando i ghiacciai si sciolgono a causa del riscaldamento climatico e la superficie della terra immersa cambiano le correnti e con loro il ciclo vitale marino. La realizzazione di questi piccoli esperimenti è stata fatta nei nostri laboratori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Pisa. Essi sono di facile realizzazione, basta un po' di sale, acqua calda e fredda, del colorante alimentare e un contenitore trasparente. Istruzioni più dettagliate sulla loro realizzazione saranno disponibili sul nostro sito dedicato alla divulgazione scientifica. Un saluto da Matteo. E Benedetta.